Spesso immaginavo di partire, mi vedevo salire su uno di quei treni nella notte, di soppiatto. Autunno 1952. Allora, se volete una storia, ve la racconto, ma una sola. Non chiedetemene poi un'altra, né tu né lui. Agli amici pugliesi, a questo viaggio insieme. Ci sono notti in cui la tua unica sveglia è il cuore. Ti allarma, ti tranquillizza, ti riagita. Prova a convincerti che va bene, inutilmente, per lasciarti in preda all'ansia o agli ansiolitici. All'inizio del 2008, all'incirca un anno e mezzo dopo essere diventato, grazie al mio primo romanzo, il nuovo Beniamino delle lettere americane, fui colpito da un terribile blocco dello scrittore, una sindrome che sembra piuttosto diffusa tra gli autori baciati da un successo istantaneo e clamoroso. Evelino cercava la pace e il silenzio, per quello si svegliava prima di tutti, prima del padre che andava presto nei campi, prima della madre e della nonna che facevano le faccende, prima dei fratelli più grandi che andavano a scuola e di quelli più piccoli che invece dormivano fino a tardi. Certe mattine si svegliava persino prima del gallo, le piaceva stare un po' alla finestra della camera e guardare Candelera.